L'influencer 22enne, attraverso un'intervista, ha parlato del suo incontro con l'ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli sono la coppia del momento, tanto che sono varie le testate giornalistiche che si occupano della nuova relazione uscita da poco allo scoperto. Fabrizio è diverso come la gente è abituata a vederlo. Io non sarò la sua salvatrice, si deve salvare da solo perché lo merita. Deve imparare ad apprezzare tutte le cose belle della vita, senza buttarle via. Con queste parole la fotomodella influencer attraverso un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera, ha svelato alcuni dettagli del suo incontro con Fabrizio Corona. All'inizio lo considerava uno sbruffone. Secondo quanto si apprende dall'intervista sono due tipi caratterialmente molto diversi, l'unica cosa che sembra accomunarli è l'amore per i tatuaggi, ma sia Fabrizio che Zoe ad oggi vedono un futuro insieme. La tigre di Verona, così come viene definita la giovane influencer per il suo sguardo magnetico, ammette di non aver provato subito interesse per il discusso ex paparazzo che considerava uno sbruffone. La differenza tra i due sta anche nel rispettivo modo di vedere la vita, il rapporto con il denaro, ad esempio. Zoe lo considera necessario, i soldi aiutano a star meglio, ma non sono l'unico obiettivo della vita. Al contrario, il suo compagno si è sempre definito un malato di soldi. La Cristofoli ha raccontato che il loro incontro è avvenuto al Pitti Uomo di Firenze nel mese di giugno, ma oltre ad un gioco di sguardi non era accaduto nulla, fino a luglio in cui c'è stata la prima telefonata. Al momento non si definisce la fidanzata del bad boy, ma la considera più una conoscenza. In merito alla differenza d'età visto che tra loro ci sono oltre 20 anni, ha dichiarato di non sentirlo un problema, tanto da non avergli mai dato peso. I motivi della prima smentita. Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli sono usciti da poco allo scoperto, ma in un primo momento la ragazza aveva smentito la notizia attraverso una Instagram story. La prima rivista a lanciare lo scoop era stata Diva e Donna, pubblicando alcuni scatti della vacanza bollente dei due passata in Puglia. In un primo momento la notizia era stata etichettata come una fake news dalla fotomodella veronese, spiegando che in quei giorni si trovava al sud soltanto per un lavoro. A seguito della prima smentita, però, erano arrivate anche le indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, nonché grande amico di Corona. Ad oggi, tramite l'intervista riportata dal Corriere della Sera, la Cristofoli ha confermato la sua nuova relazione con l'ex fotografo, spiegando che in quel momento la smentita era dovuta perché non aveva nessun rapporto con Fabrizio Corona, mentre ora le cose sono cambiate.